Grazie, buonasera, grazie dell'invito, sono felicissimo perché stiamo uscendo da 3 anni complicati, rinchiusi in casa a guardare la televisione con la voglia di fare musica dal vivo e di stringere la mano a dei vecchi amici. Senti, ma questi anni anche a te hanno regalato ispirazione, insomma, voglia di progettare, scoprendo che vorrei stare, no, magari... Abbiamo sfruttato qualche cosa positiva ne uscita da questi anni, secondo te? Beh, sono passati 2 o 3 anni che la mia età non è positiva. Qualità? Nessuno. Però ho scritto un libro uscito in questi giorni dove parlo della mia infanzia. Ho parlato di tutto tranne della mia infanzia. Anche perché i miei genitori non ci sono più, mio fratello maggiore non c'è più, e quindi correvo il rischio di perdere la memoria di quegli anni là. È stata un'esperienza emozionante e bellissima. E poi quest'anno non è che sia così fondamentale in un momento storico come questo, ma cadono i 40 anni da Storia di Tutti i Giorni e sono ma che meraviglioso, quindi stasera festeggiamo il compleanno importante. Sì. Sono 40 anni, ho inciso con 30 elementi d'orchestra che pagherò in 24 mesi. Però è stata un'esperienza molto bella. Quindi avremo modo di ascoltarla. Volevi, senti, ma a proposito di voi, so che ci sono tanti momenti nella vita di un artista belli, importanti. Uno che ricordi, magari adesso hai parlato proprio di questi 40 anni di Storia di Tutti i Giorni, una canzone, un momento che ti ha fatto volare come tanti altri, ma magari che... o che forse non ha a che fare con la musica, non lo so. No, ci sono, considera che, come dice il mio libro, io sono un metalmeccanico mancato, predestinato metalmeccanico, sì, perché papà era metalmeccanico e sognava che anch'io diventassi metalmeccanico, quindi tutto quello che è arrivato dalla musica, quando gli altri andavano a giocare a pallone, io andavo a provare, andavo in banda a studiare solfeggio. E quello che è arrivato per me è stato un regalo di Dio che poi io ho conservato, coltivato, annaffiato e ho avuto tante gioie, sì. Ho cominciato a scrivere canzoni e non ho mai smesso e vivo cantando, ecco. Quando il mio bambino, quando rientravo alle 4 della mattina mi chiedeva dove sei stato? A cantare, babbo, a cantare. Ma ti pagano? Sì, papà mi chiedeva sempre, ma se ti pagano? Sì, papà, certo, ma quanto ti pagano, papà? Mi pagano a sufficienza, come un lavoro. Ma questa è l'atmosfera familiare. Riccardo, queste gioie sono arrivate a te e davvero anche a noi. Adesso io leggerò il tuo libro, lo facciamo tutti perché voglio sentirla tutta questa storia, perché la tua storia musicale la conosciamo bene e vogliamo insomma anche entrare nel tuo mondo umano che è straordinario, come sappiamo. E allora ve la presento ufficialmente lasciandogli il palco. Aspetta, anche... non mi lasciare. No, perché... non sono ancora pronto. Ti lascio a bordo di questo matto e pazzo aereo. Abbiamo Riccardo Fogli! Thank you.
svegliante che nel silenzio fu felice di aspettare che il tuo giorno diventasse amore, che una donna diventassi tu, noi due nel mondo. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine, storie di noi brava gente, chi fa fatica si innamora con niente, vita di sempre ma in mente grandi idee. Giorni in più che serva un orologio fermo dall'eternità per tutti quelli così come noi, da sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai con questa amore che non è da di amici perduti che cambiano strada se li saluto, storie che non fanno nulla come una stanza chiusa chiave, storie che non hanno futuro come un piccolo punto su un grande muro dove scriverci morì a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra rumori di città, per tutti quelli così come noi, niente è cambiato e niente cambierà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è forte in cuore. Che non finisce mai, un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città, per tutti quelli così come noi, niente è cambiato e niente cambierà, un giorno.